Dopo il grande successo dello scorso anno Street Food Time, il tour itinerante della gastronomia toccherà anche quest'anno la città di Salerno per regalare 3 giorni di grande sapore e di intrattenimento. Sarà a Piazza Salerno Capitale, vicino al Grand Hotel Salerno, dal 23 al 25 giugno prossimi, a colorarsi di stilosi food truck che accenderanno i fornelli dalle 11 del mattino e li spegneranno solo a tarda notte. Stamani a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione dell'evento, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'assessore al commercio Dario Loffredo, del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno, Domenico Della Porta, di Viviana Spirito e Fabrizio Todisco di Tu Salerno e Barbara Lunelli e Manolo De Menego della Blunel. Il festival prevede 3 giornate intere all'insegna del piacere culinario, con la proposta di delizie provenienti da ogni regione d'Italia, accompagnate da una vasta selezione di birre rigorosamente artigianali. L'evento, ad ingresso gratuito, comprenderà inoltre tanto intrattenimento ed una vasta area baby riservata ai più piccoli. I produttori di cibo di strada sono artigiani che esprimono appieno i valori dell'Italia più vera ed autentica. L'anno scorso, devo dire, è stata un'edizione bellissima, ma davvero di grande qualità, vuoi per le strutture, per i truck che erano, ma vuoi per le prelibatezze dei cibi che venivano somministrati. Devo dire che ci sono stato io, non solo all'inaugurazione, ma sono stato da goloso quali sono tutte e 3 serate, e c'è stato un complimentare di persone, di complimenti che hanno fatto sulla qualità dell'evento. Spero e ne sono certo che questo tempo quest'anno ci sarà più amico, visto che l'anno scorso purtroppo le prime 2 giornate sono state inclementi. Quindi si rinnova da parte l'impegno dell'amministrazione di portare degli eventi di qualità a Salerno. Per tutti quelli che non lo sapessero, lo Street Food Time è una tappa nazionale. Loro sono presenti all'Aquila, a Lecce, a Roma, a Milano, a Napoli. Quindi essere scelta Salerno come tappa del cibo da strada, del buon cibo, mi sembra una cosa importante per il lavoro che stiamo facendo sulla città e un importante appuntamento per attirare i turisti e anche per dare un'offerta nuova ai nostri concittadini. Che è un viaggio nell'Italia culinaria, perché c'è una rappresentanza di ogni regione d'Italia e ci sono tantissime novità, è una seconda edizione ma noi non mettiamo mai gli stessi espositori, quindi sono tutti quanti nuovi. Abbiamo comunque rappresentanze da ogni regione d'Italia, ma comunque ogni rappresentante è nuovo rispetto all'edizione passata. Per noi lo street food è un evento che comunque garantisce al frequentatore della manifestazione una sicurezza non soltanto dal punto di vista igienico ma anche salutare, perché si ha la possibilità di mangiare appunto dei prodotti che vengono preparati, vengono somministrati istantaneamente, quindi il consumatore viene quasi coinvolto nella preparazione del prodotto. Per noi è anche una garanzia avere la possibilità di promuovere il cibo in questo modo, perché è stato normato già da oltre 15 anni questo evento, il cibo di strada, attraverso una precisa normativa proprio del Ministero della Salute. Quindi l'obbligo da parte dei somministratori a queste regole che sono state dettate non l'altro ieri, ecco, no, è una garanzia in più per il consumatore.